siamo Federica, Roberta e Federica e siamo le Dritte Ritorte. Ci trovate sui social come Dritte Ritorte e personalmente come Vulovan, Robby Ginger e Vulcrossing. Bene, siamo tornate dalle vacanze. Buon anno! Buon anno! Diciamo che dopo la metà di gennaio non si dice più buon anno. Vabbè, ma un po' che vabbè, noi non abbiamo, abbiamo fatto buon Natale, buon anno. Buon anno. Giusto? Un po' in ritardo, vabbè. Noi arriviamo sempre un po' dopo, però arriviamo. Esatto, sì, l'importante è arrivare. Avete passato delle buone vacanze? Sì, bellissime, ormai lontanissime. Ormai lontano ricordo, veramente. Oh, però come passa il tempo quando uno si diverte, Sì, sì, ci siamo rilassati in famiglia, con i bimbi. Sì, è stato bello, poi cambiare aria fa sempre bene. Non è stata tanto produttiva a livello le mie buste di lana, i miei dati hanno viaggiato, sono anche tornati bene intatti, ma l'importante è così, è essere forniti nelle necessità, nell'evenienza. Bene, anche tu provi, sì, mi fa che andare a venire anche tu. Ho portato solo i gomitoli per finire la maglia. Lei è realista. Sì. Un realista di me. Sì, ma anche io ho lavorato niente praticamente. Vabbè, anch'io. Cioè, io ho cominciato a lavorare, però chiaramente non ho finito nulla. Ma non credo che sia una novità per voi. Ma ci abbiamo provato. Sì. Bene, è tempo di buoni propositi. Avete dei buoni propositi per il 2020 nizzoso? Io devo dire che ho preparato il mio Make 9 perché su Instagram sei più avanti di me stavolta, solo perché spippolo di più, solo per quello. Ho preparato spippolo, non va bene. No, allora, qualche anno fa ormai è uscito questo hashtag che si chiama Make 9, che viene utilizzato un po' su tutti gli ambiti, per cui può essere i migliori 9 momenti dell'anno, i migliori 9 viaggi dell'anno, e chiaramente la community delle Knitters ha fatto i migliori, cioè insomma i fatti nel 2019 e i farò nel 2020. Quindi chiaramente, visto che il mio fatto nel 2019 era molto scarso, ho deciso di fare il bonus per il 2019. Ho detto, ma perché non farlo per i buoni propositi? E quindi ho fatto il farò nel 2020. Complice anche il fatto che chiaramente adesso tra le ultime fiere eccetera eccetera sono piena di gomitoli e lane fino a qui e quindi devono cominciare a diventare roba indossabile, anche perché non compro più nulla, quindi vedete sempre col mio rambuco. No, e quindi ho fatto questo collage dei 9 modelli che mi piacevano, che mi piacerebbe realizzare nel 2020, in maniera molto oculata, appunto dettati dal fatto che per molti di questi avevo già comprato i filati, quindi erano proprio dei desideri che stavano già per diventare realtà. Quindi è sicuro che dicembre 2020 li hai tutti e 9? Amiche! Sicuro? Stavo riflettendo che hai veramente creato un mostro, Robby. Perché, cioè, è diventata iper organizzata, ormai ti batteva sul futuro, un anno in anticipo. Cioè, capito? Tu prima della fiera organizzata, lei un anno in anticipo. Robby, hai creato un mostro, Quando vedo qualcuno da cui prendere esempio, poi... Sì, è comunque, organizzata, non ci frega più. Ok, e qua lo faccio, dici? E qua lo fai? Poi hai beccato, cioè, li ho visti i tuoi Make 9, tutti molto belli, ma sono progetti impegnativi. Un cappellino non l'hai messo, niente! Sono tutti maglioni e due scialli. Quindi per quello dico, dicembre 2020 li voglio vedere. Allora, devo dire che col relaxing call che era cominciato a Natale, con Martina, Tiziana, eccetera, eccetera, io ho cominciato il mio White Horse. Sì, che è uno dei 9. Che è già uno dei 9. Okay. Dire che siamo al 20 di gennaio e sono praticamente già quasi alla fine del disegno, quindi mi sento proprio già avantissima. Poi mi arrenderò sulle maniche, ve lo dico, perché essendo poi tutto un dritto... Vabbè, inizio gli altri. Però poi inizio gli altri, mi arrenderò anche lì sulle maniche, farò un sacco di gilet per quest'anno, però...
Però lo sprone è bello pronunciato, abbastanza profondo, quindi manica secondo me non ne hai tantissimo da fare. Ma non so, perché ho visto che molti sono questo, con la manica tre quarti, molti li hanno fatti con la manica tre quarti, io se ho filato mi piacerebbe. Ah, lei ha giocato con la manica tre quarti, capito? Molto lungo. No, se riesco a farlo un po' più lungo mi piacerebbe, più che altro perché sennò ho sempre le magliette che mi spuntano e non mi piace. Cioè se la camicetta sì, ma se così no. Non lo so, carino. No, anche a me non piacciono, io le voglio lunghe. Sì. A me alcune, queste qua che sono tipo un po' palloncine, non mi dispiaceva. Però farla proprio tanto, certo, tanto corta, no, che poi si vede mezzo metro di manica, no, mi piace. No. Sì. E quindi niente, quindi questo è stato un bel modo anche per fare un po', diciamo, un recap di quello che, insomma, per organizzare le idee dai, in maniera più bene, lo facciamo anche noi, sì. Va bene. Ma valgono anche quelli già finiti nel 2020, nel 2020, sì, secondo me sì. Io ne ho uno, ho finito il cappellino. No, vabbè, dai, no. Il cappellino. Però non si va sulla quantità, si va sul fatto, ah, questo proprio lo vorrei fare, fatto, okay, c'era cioè, una roba, proprio una cosa ricercata, una cosa pensata. Okay. Ma sai cos'è che frega? Perché sei a gennaio, devi dare i 9. No, caspiterina. Si fa la, l'autocensura. Esatto. L'anno è lungo, cioè è 12 mesi, 9 progetti, quindi è un impegno, è un impegno serio. Potente. No, è che se esce qualcosa che mi piace di più. Ma io infatti l'anno l'anno scorso l'ho fatto su quelli fatti nel 2018. Sì. Ah, è okay. Più rilassante, anzi, è gratificante. Sì. Ti mette un po' meno ansia, okay, perché anzi rivedi tutti insieme dei progetti che hai fatto che ti sono piaciuti tra tutte le selezioni 9. Ah, sì, quello sì. Però ci sta, magari su 9 dici, boh, ne tolgo. Vabbè, ma ragazzi, allora, cioè, nessuno vi verrà al 2021 a dire, però hai fatto questo, non hai fatto quello lì, guarda che l'ho visto, è Midnight l'anno scorso. No, no, quello no, cioè, però. Ho visto che qualcuno l'ha fatto anche in, cioè senza dare i nomi dei progetti, però ho fatto delle caselline di grafiche con dentro scritto, che ne so, un progetto tra i Make Nine e terminare una maglia whip, che ho lì da tanto tempo. Ah, carino. L'altro, avviare un progetto della mia Q. Uno, realizzare un progetto per beneficenza. Quindi, diciamo, invece di avere proprio il pattern specifico, un proposito di pescare da vari ambiti o per vari motivi. Insomma, un cappellino da regalare. Non so, metto così. Questo è carino. Ma no, devo dire che a me è venuto particolarmente semplice perché veramente avevo filati quasi tutti, quindi non sei l'unica, li ho comprati per, non sei l'unica. Mi metto in, diciamo, in conto. Va bene, sì, no, lo farò anch'io. Dai, vediamo. Sì. E poi sì, quali sono i vostri buoni propositi? Del 2021? No, no, dei passati dei più belli, no? Ah, era stato carino. Quando l'ho fatto, ti dico, è... Ma del 2019 possiamo andare anche indietro? Teoricamente dal 2019. Ok. Facciamo sì, dell'anno. Sì, poi senti, ognuno fa dell'anno, nei fatti così tanto, figurati se non arrivi a 9. Sì, tu l'avevo fatto. No, non lo so se quest'anno arriva. Sì, forse sì, sì, però sono cose finite. Sì, ma sono cose finite magari che avevo già lì. Adesso non mi ricordo benissimo. Comunque. No, vabbè, ok. Va bene. Va bene. E poi vogliamo sapere quali sono i vostri propositi. Cosa volete sferruzzare? Se magari tra quelle che sono le nostre cartelle, appunto, dei Make Nine, ci sono dei progetti che vorremmo sferruzzare insieme. Io, per esempio, che appunto sono stata l'unica a pubblicarlo, ho già ricevuto un sacco di... Quello lo voglio fare anch'io, facciamolo insieme! Il Weekender e il Magnolia. Sono quelli che hanno suscitato più interesse. Sì, il Magnolia ci sto. Weekender una signora mi ha detto, guarda, mi ha scritto una roba noiosissima, non mi è piaciuto, alla fine l'ho disfatto per fare altro. Io ho detto sì, si vede che non sembra proprio uno di quei modelli. Poi Federica, giusto, ha giusto preso, sì, è arrivato di nuovo, perché è andato via quando l'ho ordinato, è andato via in secondo, credo. Si era accaparrato subito, sì. Se lo farò? Ha accaparrato Claudia. Claudia! Claudia, tanto a marzo ci vediamo.
Sì, no, è... tra l'altro ci ha fatto il, mi sembra Lemon, quello della Locatelli, un ponciamaglia della Locatelli, bellissimo. Ah, sì, ho visto condiviso che... le foto, Lemongrass mi verrebbe da dire, sì, ma non sono sicura, sì, Lemongrass, sì. Molto bello. Wow, bello. Bene, bene, bene. Sì, però si vede che non è un, sì, nel senso si vede che non è un progetto, a parte immagino lo sprone, poi credo no, sia sì, tutto, poi tutto rasata. Sì. Vabbè, rasata e legaccio qui sopra, quindi. O legaccio comunque. Però è carino, ma sì, sì, perché sono si quelle cose fare... che quei maglioni che metti sempre, sì. Insomma, che ti svoltano il look easy, quindi. Vabbè, bene, 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 bene. Vedremo. Ci... cioè questa ricerca tu l'hai fatta usando Ravelry. Mai più sentito. No, vabbè, devo dire che mi ha aiutato. Quante molto. Quante volte al giorno vedete Ravelry? No, io adesso che ho le idee chiare molto poco. Ah sì? Sono onesta, sì. Guardo certe volte solo perché magari tra Instagram una cosa o un'altra mi sfuggono le nuove uscite, quindi guardo sempre ti aggiorni un gli ultimi 20. No, i preferiti, i 20 preferiti. Anch'io, guardo guardarlo. Poco. Sì. Mi collego solo sì, appunto, anche a me se capita di vedere un nuovo pattern, vado a vederlo, vado però non... Quindi sono io sì in fase di, vabbè, giustamente in cui vuoi studiare qualcosa. Sì, che oppure ti se voglio, sì, se c'è qualcosa che mi interessa vado a vedere il filato che è stato usato maggiormente, però non lo uso tantissimo. Mm-hmm. Vabbè, le mie cose le metto. Ok, infatti questo è, credo sia sì, abbastanza importante, importante. Perché anch'io, per me, vabbè, è importantissimo perché oltre a vedere i modelli, quindi magari vedo un modello che voglio fare e poi vado a curiosare, vedo che filati hanno utilizzato, vedo la resa nei vari colori, i vari pesi, perché poi ti, magari il pattern ti consiglia un peso, però volendo puoi anche farlo... magari con un filato di peso inferiore lavorato con una maglia un po' più larga, ed è carino vedere proprio i vari effetti e anche le vestibilità, perché poi vengono fotografati, quello che mi piace di più è vederli fotografati addosso alle persone, perché vedi un po' come cade in base ai vari fisici, e poi a me guida anche tanto nella scelta dei colori e dei filati, perché ormai pochissime ditte ti danno il campionario con i fili. E quindi per andare a scegliere i colori spesso faccio un po' una ricerca sui vari progetti, così vedo tra nelle varie foto nella mia mente mi faccio un po' una media di quel colore, perché in una foto lo vedi un po' con una sfumatura più grigia, in una sfumatura più azzurra, in uno ecce, sì, sì, immaginarti un po' effettivamente. Beh, il colore. Quello è vero, soprattutto quando compri online, che magari appunto non hai la possibilità di vedere il filato. Sì, molte volte. Io a volte vado proprio a vedere tra la cartella di colori, come dice Fede, magari c'è quella che l'ha fotografata al buio, l'altro che è, però più o meno un'idea sì, se la fa. Sì, un'idea più completa, diciamo. Sì. E poi io obiettivamente fa anche tanto, secondo me, il fatto che proprio alla ricerca del filato, come la ricerca che avevamo fatto prima della fiera per andare a capire che tipo di filati poter utilizzare o cosa, serve anche tanto appunto per vedere poi la resa, perché effettivamente dici non so se mi piace così tanto, non lo so, arioso piuttosto che così, con un filato così secco che rimane più stretto, invece puoi anche cambiare idea, quindi no. E soprattutto perché spessissimo magari capita che lo vedi, soprattutto se uno frequenta una piccola community, no? Ah, gli ho visto addosso quel maglio, chissà con che lana era fatto. Però magari non hai la cosa di dire. Scusami, ma con che lana l'hai fatto? Allora vai lì con molta discrezione. Allora, com'è che si chiama? Con il tunic di Ravelry? Vai a vedere. Ah, dove l'ha comprata Wool Crossing? Fede? Non che ci sia un altro cliente che ha comprato questa roba. Me lo tieni da parte. Insomma, delle robe così. Però sì. Comunque serve molto. Infatti, serve molto. Per cui sappiate che ogni volta che fotografate un capo finito e poi più informazioni mettete. Sì, anche sui modelli, esatto, su come avete scelto il modello, anche se avete fatto delle quello lo uso anche tantissimo. Perché... Io tantissimo per quelli a colori, perché chiaramente dici, quanto ne servirà? Un gomitolo basterà? Ma prendiamone due e poi ci rimane il classico singolone.
Perché sì, generalmente ormai vedo che nei pattern scrivono spesso, a parte quante matasse hanno utilizzato, però poi anche i metri esatti sì. per taglia. Per cui lì effettivamente se ti basi sui metri effettivi sì, non puoi tanto sbagliare. E hai un filato che rende in maniera diversa, ti puoi calibrare meglio. Perché a volte ti dicono due matasse da 350 metri, per esempio, per 4-5 taglie, quindi sai già che la taglia più piccola sicuramente avrà un avanzo enorme di filato. Sì. E se non ti danno nel pattern lo specifica di quanti metri hanno usato per taglia, sì, io vado a guardare su quello che hanno fatto le altre persone. Per cui anche sì. Inserire, se possibile, proprio esattamente il quantitativo di filato utilizzato, i ferri, insomma, più si è precisi, più si è diretto a chi vuole fare quel modello. Bene. E quindi sì, lo faremo, caricheremo sì, i nostri progettini. Sì. Tanto col telefono ormai c'è stato un attimo. 4. Sì. E poi, vabbè, ora parleremo un po' anche del discorso delle fiere, ma appoggiandomi a questo discorso, a Firenze per il Knit It, che si svolgerà a fine aprile, ci sarà Martina di Parliamo di Maglia che farà una piccola conferenza proprio su Ravelry. Quindi sarà interessante. Bene. Insomma, anche perché devo dire che mi aveva colpito perché nel Relaxing Call non c'è stata solo una signora che diceva scusate ma io non sono molto pratica, è la prima volta che accedo a Ravelry piuttosto che è la prima volta che faccio l'ingresso su una piattaforma del genere, quindi magari ancora c'è un po' di lontananza, no? Tra quello che è il mezzo informatico che per sì, comunque magari... non tutte, ma anche le tue clienti, non sì, tutte pochissime, usano... cioè lavorano tantissimo, però magari il sì. Passaggio di farmi la foto già sì, magari lì si perde un po', sì. E fare la foto e poi caricarla su Ravelry, mettere le specifiche, sì, purtroppo non... In poche lo fanno. Sì, ma infatti sentivo venerdì che molte dicevano no, io sì, sono iscritta ma non metto niente, sì. Sì, lo usano più per guardare. Però mi entrare un po' nell'ottica che è una community. E per essere sì, community sì. Vuol dire che do, ma anche, cioè prendo, ma certo, anche do. Perché sì. Altrimenti a un certo punto si interrompe un po' il circolo, nel senso che, per esempio, vediamo spessissimo no, che all'estero dico, è proprio esatto, tanto, però molte tanto, dicono, ma perché non conosco l'inglese, non anche scritto in italiano sì. Va benissimo, cioè. Sì, ma anche perché poi parliamoci chiaro, nessuno vuole andare a scoprire chissà cosa si metterà lì a correggere l'inglese, giusto no, per ma avere poi una linea di massima. Anche tutto in italiano, sì, no, no, però sentivo appunto anche venerdì che dicevano no, perché poi non so l'inglese, se devo scrivere qualcosa, lascia stare. Sì, ma va bene, me ma quelle allora... cose che poi devi prenderci l'abitudine, un po' di esatto, un po' di pratica. E alla fine trovarlo anche un po' divertente, ma soprattutto a volte anche utile a te stesso. Io quello che faccio, che carico, poi mi è utile perché magari nel momento in cui voglio rifare quel progetto, so quanto filato ho usato, per esempio, oppure non so se ho fatto delle modifiche. Adesso ho preso l'abitudine anche di scrivere sul mio quadernetto, grazie a Cristina, che sarà anche lei a Knit It, e farà proprio una conferenza su come scrivere, come redigere il tuo quadernetto della maglia. Però a parte quello che poi magari non ce l'hai dietro, però hai fatto una modifica e non ti ricordi qual era, magari vuoi comunicarla a una persona che ti guarda, ti vede la maglia e tu dici sì, io ho fatto un po' delle modifiche ma non ti ricordi esattamente come. Io le scrivo sul pattern però poi anche io lo faccio così, però poi io divento volante, nel senso che magari finisci nella borsa, poi finisci il progetto, rimane nella borsa, poi fai pulizia. No, tu sei organizzata. Sì, anch'io sono una pasticciona. No, io ce li ho tutti lì, però. No, perché poi non ce l'hai dentro. No, perché io tanto dico ce l'ho su Ravelry, quando voglio me lo riscaldo. Ah, beh, quello ci sta, quindi esatto, poi certo. Alla fine butto via. No, io non lo butto via, però per me è sempre un po' una caccia al tesoro, perché un po' li conservo qui in negozio, un po' li conservo sì, a casa, certo. Un po' girano con me la borsa. Sì, anche i miei mi accompagnano per lungo viaggio, appunto come gli scontrini, a un certo punto decido di fare pulizia, via! No, tutto quindi via. Mi sento più tranquilla di avere... cioè, da poterlo consultare io stessa su online. Sì, no, quello ci sta, certo. Vabbè.
Bene, fateci sapere quindi, come usate Ravel, esatto, se lo usate, se usate. E se vi fa piacere magari avere qualche video su come si usa, esatto. Quindi come si fa una piccola ricerca, come ci si scrive, come si può partecipare a un call piuttosto che a una conversazione, come si può iscriversi ai gruppi, insomma. Sì, se sì. Siete interessate, diciamo che quella è una possiamo cosa che possiamo fare, piccolo... un piccolo excursus sulle varie potenzialità, sì, anche di Ravelry. Delle cose molto sì, veloci, basic, dei casi, sì, semplici, sì. Come usare le parole chiave, come magari impostare la ricerca per non stare due ore a cercare tra mille tipi di cappelli. Mm-hmm. Esatto, usare i filtri, altro, usare è... filtri, la vita. I filtri sono una cosa magica. Salvezza. Insomma, se siete interessate, noi ci siamo. Ci sapere. Certo. Ma quindi Fede, dicevi verso fine di aprile Knitit, qua abbiamo una lunga spilza di cose. Allora, se vogliamo a cui... partire in ordine cronologico, il primo mi sa che è il Lione, it di Lione. Sì, ah ok, giusto, se sì, partire sì, partiamo da, già da prima, da okay, super, sì, super. Quello forse ne avevamo già introdotto, forse no, no. Comunque sì, il 7 e 8 marzo per la festa della donna ci sarà un retreat che faremo Wool Crossing e Mayak presso Camino, che è in provincia d'Alessandria, e la struttura si chiama Casa San Sebastiano. E già non vedo l'andare, perché è appunto un relais orientato anche a cioè con una spa, orientato al discorso del vino, quindi oh, wow. Sì, anche hanno credo anche la vigna lì proprio nei pressi del relais, ed è strutturato come degli alloggi, quindi delle casette, in cui possono stare 4-5 persone a dormire, quindi con delle camere prevalentemente doppie, due doppie, una singola, credo. E niente, staremo due giorni a sferruzzare, a mangiare bene, perché hanno un ristorante fantastico. Andate a curiosare su Instagram, perché viene già voglia. In bocca. Sì. Con assaggi di vini, sarà una bella esperienza, massimo 18 persone, quindi sarà proprio un momento raccolto. E lavoreremo un progetto che ho disegnato io, una maglia, utilizzando il nuovo filato di Mayak, quindi il Tibetan Cloud, quello di 100% lana tibetana, che è veramente molto bello e soffice. Sarà proprio sì, un'occasione per stare due giorni in relax insieme, chiacchierare, spruzzare. Proprio la festa della donna. Sì, in un ambiente già di per sé rilassante e con le due ore di spa incluse nel pacchetto. Bene, oh, ciao. Quindi ciao. Affrettatevi, ci sono solo 6 posti disponibili. Ah, ecco. Ecco. Quindi prima... Tu non hai ancora deciso? No, io non sei turni ancora. Non riesco a capire di che vita devo morire, te lo dirò. Va bene. Quindi questo è il primo. Questo è il primo. Secondo è, credo sia Lione. Sì, è Knitit, 4-5 aprile. Sì. Sì, ci sarà appunto questa fiera di filati e ho visto che è una fiera che passa anche un po' per il design, un po' per il cibo, un po' per il vino, insomma molto alla francese. Che riescono a far diventare tutto bellissimo, tutto molto di moda, tutto molto meraviglioso, e vediamo se riusciamo ad andarci a fare un saltino per vedere se c'è qualche magari filato che non conosciamo. Adesso ho visto l'altro giorno un po' alla veloce le lane, insomma i filati che ci saranno, qualcosa c'era già a Barcellona, qualcosa c'era già a Edimburgo, e poi c'è qualcosa di nuovo, curioso, francese, perché è chiaramente un mercato che a me manca particolarmente, nel senso che non frequento molto, insomma, però un'occasione carina, poi anche in un periodo mite, quindi insomma tutto sommato potrebbe essere carino andarci a fare una puntatina. Sì, sono ancora molto indecisa. Vediamo, sì, perché poi subito dopo c'è Firenze, che sarà dal 24 al 26, sì, c'è Firenze e ci saranno, ma Firenze secondo me sarà proprio interessante perché è il primo retreat, il primo festival nazionale proprio italiano dedicato alla maglia. Ah, ecco. E quindi
essere carino. Sì. Quello sì, infatti. Ci sono tante delle designer che insomma che ultimamente sono molto molto in voga, tipo la Valentina Cosciani, la Stelle Gidi, ci sarà Enrico da Enrico Castronovo, se non sbaglio si chiama di cognome, che vive a Parigi e ha un negozio di filati ed è anche lui un designer. Alice Twain, che ha già fatto soldato. Insomma, no, sarà. E poi sarà proprio carino perché un po' tutte Federica, le... Sì, anche io proporrò dei corsi di calzini, due corsi orientati ai calzini. Uno il calzino in coppia, che è il mio proprio cavallo di battaglia. Che tra l'altro calzino in coppia, ma in realtà poi è una tecnica che può essere utilizzata anche per fare due maniche insieme, comunque due lavori in circolare che viaggiano insieme sullo stesso cavo. In realtà anche di più, perché volendo, perversione totale. maniche. No, i guantini con le dita. Metti tutte le dita sopra. E poi man mano, a seconda della lunghezza, chiudi un dito. No, e così non hai lo sbattone di farti ogni dito con i ferri, con il gioco di ferri. Perversione. Sì. Però si può fare, è una tecnica che poi ti consente di fare anche questo. E l'altro invece è i calzini toe-up, quindi tutte le punte e il tallone tagliato, quindi il tallone, l'attenzione sarà dedicata alle punte. Dicevo, sarà carino perché poi ci si incontrerà anche con tutte le persone che abbiamo incontrato nelle fiere all'estero. Tutte le persone un po' più diciamo attive, che si muovono, che hanno voglia di conoscere, di far parte di questa community in maniera attiva. Quindi sì, poi Dana devo dire che è una bravissima organizzatrice d'eventi. Ha dato prova a settembre con il raduno della Elizabeth Zimmerman all'italiana. È stato tutto molto organizzato bene, scorrevole, piacevole, non so, cioè siamo proprio tutti goduta, lei forse un po' meno, però non si percepiva, sembrava anche lei molto tranquilla, a suo agio. Brava Dana, complimenti. Vabbè, speriamo di riuscire a fare. Va bene, io ci penserò, non so ancora, sono molto indecisa, anche perché poi c'è Dublino. Ce ne sono tanti. Sì, d'estate, così ti dici, no, ma compro per l'inverno, poi arriva l'inverno e un'altra fiera, vai, che figo. Quindi c'è anche Dublino, abbiamo scritto dal 12 al 14 giugno, ma prima abbiamo Porto, 6-7 giugno. Oslo, settembre, insomma. Allora, per adesso tanti. Ci sono questi appunto, questi tre eventi. Sì, marzo, aprile, ci sono questi tre eventi importanti, diciamo. Fateci sapere a quali partecipereste. O a quali partecipereste, insomma, o a quali partecipereste. Noi siamo lì. Stiamo cercando, magari in giornata, allora facciamo quello. Cioè, cerchiamo di... No, perché comunque sarebbe effettivamente... Firenze sarebbe carino, anche proprio un po' per... Insomma, conoscere altre persone. Ma soprattutto conoscere altre persone italiane, perché fondamentalmente a Barcellona abbiamo incontrato un sacco di italiane, a Edimburgo avevamo incontrato un sacco di italiane, ad Abilmente, vabbè, chiaramente è una fiera italiana, quindi tante, però tanta gente che ci segue, sarebbe anche, insomma, carino vederci in un ambiente sferruzzante. Quindi non andare a Lione, vieni con noi. Due, no, poi davvero carino, ora già venerdì che abbiamo avuto... No, già venerdì è vero. Il calcolo delle lanivendole, abbiamo ritrovato le amiche di Genova che avevate incontrato voi, credo, forse, no? A Barcellona. E adesso, tra l'altro, ecco, ci sarà il 1° febbraio qua Valentina Cosciani, con un workshop, e verranno tutto un gruppo di triestine che avevamo incontrato anche ad Edimburgo. Ho capito. Quindi è carino ritrovarsi, insomma.
Bella, vabbè, dai, vabbè, limiti di movimento, dai. Possiamo fare una giornata. Giornata, fondo. Vabbè, vediamo. Vabbè, Lione è fattibile anche lì. Ma sì, ma anche a Firenze sì. È fattibile. Sì, cioè... Firenze. Sì, sì, Firenze. Parti sì. Sabato rientri la domenica. Sì. Vabbè, vi aggiorneremo. Vabbè, io di sicuro, ma il retreat a Firenze ci sono. Bene. Il resto. Io ho il retreat per adesso. Bene, e io per il momento. Bugiarda, forse Lione, forse Lione, forse Lione. Bene, bene. Quindi io vi faccio vedere che cosa sto facendo. Così. Allora, con la scusa del relaxing call ho cominciato il mio White Horses. Sono già a buon punto, non per menarmela, ma effettivamente sono molto soddisfatta. Ho provato anche prima. Esatto. Allora, sono praticamente a 8 ferri dalla fine della parte lavorata. Allora, devo dire che questa unione della Mondim per la Biename con il Mohair mi piace molto, moltissimo. Forse per questo modello non era la scelta più azzeccata, perché essendo un modello molto molto lavorato, soprattutto nella prima parte, chiaramente il Mohair va un po' ad offuscare, a coprire un po' il disegno. Il disegno, però la Mondim da sola sarebbe stata forse troppo sottile, mm-hmm. Sì. Devo dire che mi piace molto perché comunque il Mohair gli dà quel gioco di luce, perché essendo un pochino con la seta cangiantina... È stupendo, il colore mi piace da morire, l'abbiamo visto prima indossato, tirato un pochino in modo che quindi il disegno si vedesse un pochino di più, comunque era bello e devo dire che comunque è fighissimo. Sì, è bello, no, l'abbiamo poi bloccato, secondo me si apre. Ma sì, devo dire che io quelli che avevo visto appunto su Ravelry erano tutti molto secchi, nel senso fatti con una lana secca, quasi forse che andava anche un po' a penalizzare, diciamo, la parte sotto, che essendo poi tutta... maglia rasata a rovescio. E maglia rasata a rovescio, esatto, la faceva ancora più non so come dire, rimpicciolita rispetto a poi, sembrava proprio tutto delle robe un po' striminzite. Anche perché poi qua è il volume delle coste. Esatto, se le coste ci sono le noccioline. Sono in realtà sono dei lavorati insieme, dei presi insieme, passa lavoro, due insieme, quattro insieme, cinque insieme, un sacco di gettati, insomma, il lavoro comunque c'è e... con questo tipo di filato mai disfare, perché è la morte, si appiccica dappertutto. No, dico, spera di non sbagliare mai, perché se devi anche solo togliere un giro un pasticcio. Mm-hmm. Però, insomma, bello. E devo dire che sì, per la mia velocità al momento mi ritengo abbastanza fortunata. Con i tuoi fantastici ferri? Sì, devo dire che l'altro giorno la mia collega mi guardava e mi diceva: ma cosa stai facendo? Ma stai intrecciando? Io ho detto: no, perché mi fa... Stai lavorando a maglia, perché hai i ferri più o meno dello stesso, colore del filato, non si vedevano. Poi sono piccoli, sono molto piccoli. Sono piccoli, devo dire che sto un po' patendo, perché visto che nel pattern ci sono dei punti in cui, tipo quello in cui sono adesso, lavorare 5 maglie prese insieme, non essendo molto appuntiti, fanno difficoltà ad entrare di spiego, quindi... Non vi dico questi ultimi 8 ferri come mi stanno passando leggeri. Sì, però 5 maglie insieme. Cambiali, mettiti quelli lunghi. Eh sì, non ho avuto tempo, perché questo è il progetto che ho sempre nella borsa del lavoro. Sì, ma questo è un'altra. Lunghi, secondo me, perché essendo particolarmente corti, la punta è meno... Sono di legno anche. In realtà io gli unici appuntiti che ho sempre avuto sono quelli d'acciaio. Sì, no, perché quelli di legno anche in heat pro normale sono un pochino più... arrotondati, però sì, insomma, si fa. 5 maglie insieme comunque. Sì, no, ma infatti ho cercato in qualsiasi modo di poter sostituirlo, ma niente, non c'è stato verso. Però devo dire che mi stanno anche un sacco servendo questi super bellissimi segnapunti che avevo comprato a Barcellona con i razzi, le stelline. Carino, sono bellissimi, ma risalgono, cioè si vedono un sacco. Sono bellissime, le ho prese uguali, bene. E niente, basta, questo è il mio. Adesso lo devo mettere dal giusto, perché sennò domani comincio a lavorare al contrario, disastro. No, devo dire che secondo me oltretutto è carino sia da un verso che dall'altro. Sì. Infatti loro lo propongono al contrario, però
Non c'è solo rovescio, ah, sì, perché lo lavori sì, tutto dritto. Come se avessi, vabbè, sì, vabbè, io spero che tu però faccia vengono così, sì. Certo. Ah, ma no, okay. È proprio modello lo chiede. Di girarlo di e lavorare dritto. Lavorare no, che lo lavori al contrario e poi alla fine lo giri tutto quanto. Sì, sì, di lavorare però al contrario. Però secondo me, visto che anche, diciamo, la parte retro è carina, tutto sommato, no. Due maglioni, ragazzi. Questo, vale best due. Nine, vale basta. Due. Vai, basta. Tu? Cosa devo far vedere quello che ho finito? No, come allora, volevo corso. Solo... perché molte mi hanno scritto cosa indossavo nell'episodio precedente e ecco. Indossavo il Turtle Dove delle Espace Tricot che faccio vedere. Bello. Sì. Questo qui. Bellissimo. Tra gli spacchetti. Sì, agli spacchetti laterali. E come lana ho usato la Wolfolk Luft sì. Colore L6. E questa lana l'avevo presa su online da Loop. È un po' carina. No, non eccessivamente, okay. È leggermente. Ho visto che la vende anche Steven. Sì, 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 anche lui la vende. Che sì, però a me che con la sterlina forse, cioè, rispetto a Loop che paghi in sterline, forse conviene un po' di più. Darsi. Ah, quello non ci ho fatto caso. Guardato se il sì, no, penso che siano ma forse l'avevo visto, però non aveva questo colore qui, io lo volevo scuro. Perché c'è un bordo bellissimo. Melanzana, sì, molto colori... bello, non tantissimi perché no, credo che abbia un azzurrino, un grigino, un beigino, sì, un nero e un bordeaux, sì, però molto carino. Come dicevo, è un po' cara, ma ne vale la pena, nel senso che il filato è ottimo, la resa è buonissima, lavata, buttata in lavatrice, centrifuga, tutto quanto. Aiuto, ah, aiuto! Queste cose non si dicono! No! Va bene. Potrei morire di infarto. Ma mi fido della mia lavatrice. Ma no, io invece no, mi ha delusa. Io non ci ho neanche mai provato perché già sono lenta. Voi immaginate se dovessi mettere la lavatrice a centrifugare. Ma a quanto l'hai messo? A centrifugare? A 400. Vabbè, no, ma io non mi fido della mia lavatrice. No, io quando mi la cambierò, vabbè, la mia è nuova, quindi la rimetterò alla prova. Ormai mi ha seccato facendo il programma lana. Due maglie proprio. Ma così. Tu le hai fatte lavare? No, io lavare no, le metto a mollo, lo lascio qui 30-40 minuti proprio a mollo, poi prendo. Prendi, fai solo la centrifuga. Faccio solo centrifuga, 400 giri. Boh. Vabbè, sì, 400 giri forse si può. Sì. Basta, cioè. Quindi ottimo, metto io e strizzo di qua e arrotola di là e metti ad asciugare vicino al termosifone, ma non trovo. Vabbè, ma quello lo faccio anch'io dopo, Vabbè, prima sì, gli dai la prima, botta. Sì, poi lo metto, togli. Sì, il più grosso glielo tolgo, poi rilasso proprio le fibre, le metto lì, le cocco, dopo che le ha strapazzate, poi le metto lì, le accarezzo, sì, no, sì, sì, no. Ok, ti fai perdonare. Ti faccio perdonare. Okay. Quindi, per chi volesse, ottima lana, ottimo tutto, e questo qui, questo è uno, ma è solo perché mi avete chiesto, e mi avete chiesto anche cosa indossavo di scialle adesso che sono stata a Londra, ed è questo Glacier di Steven West con la mora. Bellissimo. Sempre la mora è la nostra preferita. Anche questo centrifuga, poi accarezzato sotto il termosifone, due coccoline, amore mio, sei bello, bellissimo. Sei è grandissimo, è grandissimo, avvolgente, sì, sì, sì. Bello, brava, brava. Bene. E sì. Bon, quindi questi due erano solo sì, 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 la mora. Sì, 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 questo sarà tutta la vita. 4 anni che ce l'ho. Sì, sì. E niente, quindi io, finiti? Sì, non sì, dai, parlare... finiti, ho questo qui, sì. Winter Morning. Bello. Molto carino. Molto bello, sì. Dire, sì. Mi piace molto l'accoppiata. L'accoppiata è la Let Loppy e la
Baby look della Bethanyt, questo booklet, booklet piccolino, carino, che non è da me. Però guarda che è super caldo. Sì, è stato un caldo. Il booklet praticamente non si... Ma no, da solo, no, no, da solo un polpeletto fuori. Da un po' di... Esatto, un po' di spinta, un po' di... Grinta. Esatto. Sì, mi piace molto. Bello. Bene, sì, sì, bianco, ci sta. Molto invernale, molto bello, caldo. Sì, bianca. Ho usato con il 6. Sì, 6 e con lo bordini 5. Basta. Bello. E hai fatto il pattern come era scritto tutto? L'hai fatto un po' più piccolo? No, come era scritto. Esattamente come era scritto, sì. Ok. Sì, perché noi l'avevamo un po', però abbiamo usato i ferri 8 per il callo e avevamo, nel mio caso io avevo fatto una taglia un po', cioè la taglia unica, avevo fatto delle modifiche per farlo un po' più piccolino, però io ho usato il ferro 8, quindi tutta un'altra No, mesa. Forse avevo fatto solo le modifiche alle maniche. Per farlo un po' più asciutte? Per farlo un po' più asciutte, sì. Ma sì, forse avevo fatto un po' più di diminuzioni. Mm-hmm. Perché poi io strada facendo le provo, perché non mi piacciono, cioè su no, una maglia stretta, no, cioè, la manica stretta. Bene. Ma sono tutti i tuoi... No, tutti false. Niente, questo ho fatto, il resto è solo perché mi è stato chiesto, quindi ho risposto per... Brava. E io invece, vabbè, sarò abbastanza veloce anch'io, perché, come dicevo, perché le mie valigie di lavoro. Abbiamo mangiato, durante queste vacanze abbiamo mangiato. Sì, abbiamo proprio fatto vacanze. Sì, io sono stato, come sempre, in macchina, è il mio unico momento di sferruzzo. Infatti in macchina sono riuscita a finire, sai che c'eravamo lasciate, sì, che sì, era in corso. E Angelo ha avuto il suo primo maglioncino di Natale, sono molto contenta. Sì. Bellissimo. E l'anno prossimo non gli starà, quindi però sì, e poi guarda, ho preso questo, il motivo è, vabbè, che era carinissimo, il motivo della Drops, e questa qui è la New Jersey, la prima volta che la uso della Sesia, manifattura Sesia. E trovo sia fantastica, c'è un filato base poco costoso. Ma bello pesante, lo vedo bello, sì, poi molto regolare, molto bello. E nel lavaggio si è ancora più ammorbito. Considera che, vabbè, gliela sto mettendo spesso perché poi non gli starà più. Quindi, certo. È un bambino, immaginati le patacche, appena messa tutto il mandarino, qua tutto scopo. E quindi ha resistito bene anche ai lavaggi un po'. Così, come dire... Ma l'hai fatti tu a mano, intense. Non li hai messi in lavatrice? No, a mano, no, io solo a mano. Come dicevo, la mia lavatrice mi ha tradito, quindi basta. Basta, ormai la fiducia è persa. E poi ho terminato il primo call dell'anno che abbiamo fatto, che era dedicato al cappellino della Brooklyn Tweed Istmus, che ho fatto in versione slouchy, quindi quello un po' più abbondante, con... accessoriato, pare orecchie e pom pom. Carino. È carino questa chiusura qui a stella che si vede, i motivi a triangolino. Poi trovo che sia una chicca spettacolare il triangolino e il triangolino pare orecchie in mezzo, nella posizione. Quindi bello. Mi sa che sì. Come tu hai lavorato false, tanto. Sì, poco. Vabbè, c'è il cime tempestose che però ho fatto vedere, il Durant Calculo, sì, no. Ho fatto vacanza. Ho avviato anch'io. Cosa? Cioè, qua tutti avviano. Poi non c'è. Vabbè, tutti. Ma no, l'ho finito. Sì. Ma sì, no. Ti posso dire quando? La sacchetta di Barcellona. Io non l'avevo trovato. Sì, infatti, ci abbiamo lo stesso avvio. Abbiamo lo stesso. Chissà come mai. Venerdì abbiamo avviato. Cioè, venerdì, oggi siamo a lunedì, guarda già quanta roba ho fatto. Io praticamente ho 10 Ma no, sì, ma ho capito, ma qui è un passa e un dritto. Un passa e un dritto. Abbiamo avviato Ambient di ieri. Bello, bello questo colore. Il tuo colore? Ho preso questo colore con la. Sì, della Nivendola. Adesso lo dico. No. Creusa. Quindi questo qui con la Ito Sensai
Arancione. Poi sto guardando. Assunto una forma. Come stava possibile? Cosa è successo? Questa era una bellissima caramellina. Vi faccio vedere la forma originale. Scusate, no, perché... ho dovuto disfare. Ah, ecco. No, ho dovuto disfare. Vabbè, ma scusa. È diventata allungata. Una allungata, però guarda che no, che lo guardo, non lo riconosco. Ho detto "Ma sei sicuri che l'hai ito?" Quando sì, l'hai ito è notoriamente una bella caramellina. Eccola qua. C'è, eccola, no. C'è, scherzavo. C'è, sì, allora, certo. Guarda un po' così, curiosita. E in mezzo c'era come bene. Proposta Federica aveva messo anche il filo, lo sberluccico della King Jean oro, ma lo sberluccico non fa per me. E niente, quindi ho avviato questo. Segue. Bello. E il tuo cime tempestose, ma sì, ma proprio tre righe. Hai iniziato già la lavorazione? No. Ah no, cioè, ok, il bordo. Solo per questo, lo tiene pronto solo per questo. Ho fatto solo questo. E sarà così. Ma questo è veloce poi. Con questo. Veloce da fare. Quindi anche l'inizio molto easy. Soft. Molto piano piano. Insomma, l'anno è lungo. Esatto. E bisogna iniziare con calma. Dolcemente. Piano, pianino. Calma. Ma sì, anch'io. Stesso progetto, io il brillino chiaramente l'ho messo. L'ho voluto. Sì, sì, no. Cioè, Antonia è venuta in mente questa cosa del brillino e io ho detto proprio che il brillino doveva essere mio. Bellissimo. E poi si vede, cioè, allora, questa parte sopra, brillino e mohair, e qua invece il filato semplice. E nonostante, appunto, abbia scelto tutto sottono sottono, perché questo è il mio mohair e questo è il mio filato principale, quindi non c'è contrasto, il brillino è un oro. E alla fine si percepisce, cioè comunque sì, lo vedi. Sì, lo vedi, non vedi, si dà quel punto di luce, però l'idea un ma po' forse, che... ma per capisci forse che l'oro qua staccava troppo. Non ci stava, un rosso troppo natalizio. Sì, no, forse, cioè vedevi, sì, forse si sarebbe visto un po' di più... Qua sembra molto naturale il brillino, forse perché è giallo, tono, quindi, certo. Sì. Devo dire che anche nelle altre versioni in cui hanno usato il brillino... ma era tutto venerdì, tono su tono? Era... beh sì, sì, allora viola, sul rosa viola. C'era rosa e blu. Sì, però non era... però compare poco perché... alla fine lo usi solo quando fai il punto tessuto, quindi una maglia la passi, una la lavori, quindi non hanno così. Però no, è fatto bene, mi piace molto, sì. Perché sì, da te si vede già tanto il gioco di colori, questo sì, qua schiarisce tanto. Sì. Anche se... Adesso che lo vedo, quel rosa secondo me ci poteva stare anche bene. Quale il brillino rosa? No, il rosa al mohair. Ah! Il fucsia? Con l'arancione? Secondo me staccava. Vabbè, comunque. No, così... Mi piace così. Sì. Così. Questo e poi, vabbè, vi faccio vedere anche il mio avvio del modello di Valentina Cosciani. Che sto facendo con un filato diverso da quello con cui viene proposto il modello, così mi piace sempre far vedere un'altra versione. Quindi ho usato dei filati un po' più morbidi rispetto alla Jemison, che magari non a tutti piace, perché lei lo farà con la Jemison Boeing. Sì. Io la Jemison la sto usando proprio per finire confetti, allora... Ah, tu sei andata avanti con confetti? Sì, la bustina è andata avanti ed è tornata indietro. Ah no, perché erano rimaste, poi sì. Lo facciamo. Sì, poi. Sì. No, abbiamo detto... Marzo, aprile. Sì, okay. Sì, secondo me sì, non credo di riuscire prima. Anch'io. E tutto questo, sì. E poi vabbè, dei progetti segreti in corso, segreti, insomma. Segreti. Questa ragazza. Comunque, bene. Inizio soft, ma
di cose belle. Ma oh, sì, ma dai, certo. Siamo anche già riusciti a vederci. Madonna, fa un video, incredibile. 20 gennaio. Sì, segnatelo, non so quando potrà riaccadere questa cosa. Sì. Va bene. E niente. Ci aggiorniamo sui vostri progetti, aspettiamo di sapere quali sono i vostri propositi, cosa pensate di mettere sui ferri per il 2020. Aspettiamo che ci diciate dove vorreste andare tra tutte le fiere, i filati che abbiamo citato, o se avete già in programma qualcosa, così di conseguenza organizziamo anche i nostri spostamenti. E basta. Magari se riusciamo nelle prossime settimane, appunto, come abbiamo promesso, facciamo questi video di Ravelry in cui vediamo un po' sì, qualche nozione base, proprio per chi si approccia, insomma, per le prime volte a Ravelry e boh. Sì, speriamo. Perfetto. Io spero che la prossima volta che ci vediamo vi faccio vedere il mio maglione finito. Sì, dai. Ormai sei lanciata. Sì, perché adesso chiaramente dice, io ho lavorato in macchina, io no, perché tutta sta roba con tutti questi punti, qua se perdevi un punto della riga eri morta, quindi c'è concentrazione. Quindi proprio lì comincerò un altro progetto perché mi annoio e poi ora lì tutto. No, non lo farà, non lo farà. Sono concentrata. La mia maestra si infatti. Va bene. Va bene, e quindi allora, ci vediamo alla prossima. Grazie mille, grazie. Ci seguite. A presto. Ciao.